Ciao a tutte ragazze, questa sera vi voglio presentare Sabrina. Sabrina che ha appena terminato le 12 settimane di Fuego di One Shot Program, è un programma super intensivo, è stata una bravissima atleta perché ha seguito tutto dalla A alla Z, ha ottenuto anche dei bellissimi risultati e quindi adesso io vorrei chiedere a lei la sua esperienza, quindi com'è stato questo, come sono state queste 12 settimane, cosa... Quindi Sabrina, cosa ti aspettavi dal programma, che cosa hai ottenuto e sostanzialmente quello che ti ha lasciato, la tua esperienza. Quindi ti lascio la parola. Certo. Allora, innanzitutto mi presento, ciao a tutte, io sono Sabrina, ho 31 anni, ho appena terminato il programma. È appunto un programma, oserei dire, bello intensivo, bello tosto, nel senso che appunto sono 3 mesi di durata in cui ci si mette veramente, veramente alla prova. Infatti io, che mi alleno comunque da ormai da parecchi anni, avevo raggiunto una condizione piuttosto stabile nell'ultimo paio di anni e che comunque tutto sommato mi soddisfacevano. Avevo ancora, a mio avviso, a livello estetico, dei, diciamo, dei piccoli difetti un pochino da migliorare, che però da sola ero arrivata appunto a non riuscire più a ottenere quel risultato che volevo. Di conseguenza mi sono detta, ma io non ho mai seguito le direttive precise di qualcuno, appunto, mi sono sempre gestita in maniera autonoma. Per cui ero anche un po' scettica, se devo essere sincera, un pochino anche sul fatto del tutoring online, perché chiaramente si parla di questo, però devo dire che appunto mi sono un pochino fidata e affidata, nel senso, ho detto voglio provarci perché mi ispiravi comunque fiducia, chiaramente, sia a livello umano sia a livello appunto professionale, per cui mi sono detta, se devo provare, proviamoci con lei. Non è stato semplice, nel senso che comunque tante volte si pensa che quando i progressi sono molto grandi, allora sia più un pochino più difficile da ottenere come risultato, mentre secondo me non è proprio così, nel senso che spesso e volentieri sono i dettagli quelli più magari difficili da raggiungere. Passati questi 3 mesi devo dire che sono stati duri, come dicevo prima, perché comunque mi hanno messo molto alla prova non solo a livello fisico ma anche molto mentale, perché prima avevo una tipologia di allenamento diverso, per cui mi sono sfidata un pochino di più, mi sono forse anche impegnata un pochino di più. Devo dire che alla fine sono parecchio soddisfatta, perché ho raggiunto appunto un pochino di obiettivi che fino a questo punto, devo dire, nei miei appunto 31 anni non avevo ancora raggiunto. Io nel mio caso, essendo principalmente ginoide, avevo comunque un accumulo nella parte bassa che nonostante tutto un pochino rimaneva, ecco, la zona più critica era quella. E devo dire che appunto le gambe così assottigliate, definite, come adesso non le ho, penso, mai avute, ecco, quindi era un pochino questo il mio desiderio, per cui quello che è sempre stato il mio, diciamo, tallone d'Achille, adesso devo dire che è una parte che comincia a piacermi. Tu sei partita già da un'ottima base e sottolineo quello che dici tu, perché alle volte sembra che siano più difficili le trasformazioni, quelle molto, molto vistose, ma in realtà quando si è già raggiunto un ottimo livello, e allora è a quel punto che le trasformazioni sono più difficili, perché comunque il più è stato fatto, quindi andare a lavorare sui dettagli è molto difficile. Questo è un programma molto shock, quindi diciamo che abbiamo dato un bello scossone ai punti critici e chiaramente, insomma, ti sei impegnata, però il risultato è evidente anche a livello di definizione. Dopo hai definizione dell'addome, tu ce l'hai, però cioè, è venuto fuori una definizione da paura. E sì. Le gambe sono migliorate, ho visto anche la ritenzione migliorata. E sì, esatto. Ma infatti, appunto, considerato che comunque, diciamo che era probabilmente un difetto, se così lo vogliamo chiamare, che magari vedevo più io che poi gli altri, però sono scesa di 2,5 cm circa, che può non sembrare tanto, però in realtà su un diametro di una coscia, cioè, è comunque già un buon risultato. Cosa che mi ha fatto impressione è che veramente queste cose sono come comparse dal giorno alla notte. È stranissimo, perché comunque 3 mesi comunque sono un tempo breve per avere già questi risultati così importanti, però comunque
breve fino a un certo punto, nel senso che li ho sentiti tutti, sono 90 giorni, voglio dire. Eppure da un giorno all'altro mi guardavo allo specchio e vedevo, ma proprio da subito, fin dai primi allenamenti, ho cominciato a vedere proprio le differenze. Sarà anche perché cambi proprio metodo. Devo dire che appunto ho tolto il livello professionale, quindi dell'allenamento, anche a livello umano mi sono trovata molto bene, perché comunque tante volte, secondo me, quello che può spaventare è la questione magari della distanza che c'è obiettivamente, che sussiste. Durante il percorso ho avuto comunque bisogno a volte di essere un pochino reindirizzata, perché comunque magari in certi momenti poteva essere troppo, in alcuni momenti avevo bisogno magari di fare qualche piccola modifica, aggiustamento del caso, e comunque tu mi hai sempre accompagnato, quindi mi sono sentita molto seguita. Quindi questo lo devo dire, perché io per prima dicevo, magari in un percorso online si perde un po' questa cosa, e invece sarà appunto perché poi questa metodica è molto, molto precisa. Ho sentito proprio la presenza costante, continua. Ecco. Questo mi fa molto piacere ed è quello sempre che vorrei trasmettere perché so che comunque Certo. online tutti pensano che non sia come dal vivo, ma io quello che cerco di dare comunque è un livello di affiancamento molto simile a quello dal vivo e anche a livello proprio di assistenza, di spiegazioni, di qualsiasi cosa e quindi bene, sono Certo. contenta che sia passato. Ti chiedo l'ultima domanda, quindi se hai qualsiasi cosa da aggiungere e se vuoi consigliare a qualcuno questa metodologia e per quale motivo. Certo, ma allora vabbè, ti direi sicuramente che mi sento di consigliarlo a tutte quelle donne o ragazze che desiderano fortemente un cambiamento abbastanza importante. Sicuramente lo consiglio, ma devo essere sincera che devono comunque essere molto molto determinate, nel senso che chiaramente tu fai il tuo, però poi il programma funziona, secondo me appunto può dare degli ottimi risultati in breve tempo, ma chiaramente non è una magia, cioè c'è bisogno di una persona che comunque sappia cosa va incontro, che sia disposta a mettersi in gioco e impegnarsi. In quel caso lì assolutamente lo consiglio davvero tutte. E infine, nulla, ti ringrazio perché mi hai fatto riscoprire appunto un metodo un pochino nuovo, diverso per allenarmi, e mi hai concesso di raggiungere quello che volevo da veramente tanto tempo, perché comunque va bene essere in forma, va bene piacersi, però quando raggiungi ancora quello step in più è ancora un'altra soddisfazione, ecco, mettiamola così. Io ringrazio te perché è stato un piacere per me seguirti perché appunto come dicevi in apertura sei una brava atleta, hai fatto il tuo, hai avuto come tutti i momenti un po' più difficili, sei stata molto brava e per me è stato un vero piacere, come un piacere poi appunto vedere i risultati e vedere anche la soddisfazione alla fine, sì, Sì, lo quindi rifarei, ecco, è stata dura, ma lo rifarei non sicuramente. subito. Non subito. No, no, lo rifarei nel senso tornassi indietro, sceglierei di nuovo di farlo, adesso magari no. Adesso un po' meno. Va benissimo. Sabrina, ti ringrazio tanto e salutiamo tutte e un bacio a tutte. Ciao a tutte.